Ha ricevuto un'onorificenza importante dalla Polizia di Stato, è stato nominato poliziotto ad honorem, ma resta un medico che quando nel pieno dell'emergenza, insomma, quando c'erano i cortei dei camion dell'esercito che portano via le bare, ha stravolto il protocollo, cioè invece di aspettare che i malati arrivassero in ospedale con conseguenze che poi abbiamo visto, andava lui nelle famiglie, quindi un medico in famiglia è stato definito, ma è un medico importante, il dottor Luigi Cavanna, primario di oncoematologia all'ospedale di Piacenza. Dottor Cavanna, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. 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 Ecco, no, la cosa che ci meraviglia è che io ho appreso della sua storia, che è bellissima, da un articolo scritto da un nostro amico, appunto, da Dragoni, sulla Verità. Ecco. E la cosa che mi sorprende è che in questo periodo moltissimi medici finiscono in televisione, eccetera, eccetera, ma lei ha mantenuto sempre una riservatezza incredibile, nonostante delle onorificenze, anche delle cose importanti che le sono capitate. Per esempio, quello di Time, credo che sia una cosa veramente che capiti a pochi, no, nella vita, dottor Cavanna. Sì, mi ha fatto molto piacere. Ma d'altro canto, abbiamo tutti vissuto, forse in alcune regioni come Piacenza, come Lombardia, come il Piemonte, il Veneto, abbiamo vissuto una situazione davvero, davvero drammatica, di fine drammatica forse poco. E quindi ai primi di marzo è passato Piacenza, guardi, a 10 minuti d'auto da Codogno, che era l'epicentro della pandemia nel nostro paese. E nella prima settimana di marzo ci siamo resi conto, con la direzione, con gli altri colleghi, che erano talmente tanti i malati che arrivavano al pronto soccorso e tutti avevano una sintomatologia caratterizzata da qualche settimana o anche 10 giorni o anche 15 giorni di febbre a domicilio, di malessere, di mancanza di fiato, di tosse. E poi arrivavano al pronto soccorso quando, per una buona parte purtroppo di questi pazienti, erano oramai tardi, perché i polmoni erano, diciamo, consumati, per farmi capire meglio. E in più contribuivano alla diffusione del virus in un ambiente in cui c'era un target molto sensibile, no? Di persone magari con sistema immunitario molto compromesso, insomma. Perché l'ospedale poi diventava davvero il luogo di maggiore concentrazione di pazienti infetti che potevano trasmettere l'infezione. Da lì la decisione di cercare, partendo dal presupposto che Covid è comunque una malattia virale, non è una malattia improvvisa come può essere l'infarto o l'ictus che può venire a me mentre sto parlando. Covid è un'infezione virale che deve lasciare un po' di tempo per cercare un trattamento e comunque una diagnosi precoce. Da lì la scelta di andare a domicilio, ma non soltanto per la visita, ma muniti di un equipaggiamento, cioè prima di tutto con i dispositivi di protezione per proteggere se stessi, cambiarsi ogni volta che si usciva da una casa per entrare in una casa diversa, ma muniti di un sistema di diagnostica e di sintesi, era l'ecografo, un ecografo portatile che ci permetteva di fare diagnosi di polmonite, il tampone, lasciavamo sempre ai pazienti una saturimetro che misurava l'ossigeno nel sangue e poi in remoto controllavamo attraverso WhatsApp, attraverso le fotografie, attraverso tablet, come andava l'ossigenazione, lasciavamo i farmaci e in questo modo abbiamo cominciato a curare a casa molte persone. Poi dopo sono partite le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, ma erano USCA, diciamo, potenziate con questa metodologia, cioè con un sistema di diagnostica e di terapia che si lasciava subito al paziente. Ha cambiato i protocolli, insomma. Sì, cioè, diciamo, abbiamo, anziché
la strategia di aumentare i posti in rianimazione, abbiamo detto cerchiamo di far arrivare meno malati in rianimazione, partendo dal presupposto che Covid è una malattia virale, che a volte può diventare molto grave, mortale, ma dai dati che abbiamo, e che stiamo elaborando, che stiamo scrivendo per riviste scientifiche, ci sembra proprio che se curata precocemente la prognosi cambia in modo favorevole. Ecco, dottor Cavanna, ma lei è un medico, quindi preparato, ha posto in essere diciamo quelli che sono i dettami che lei ha imparato e dalla scuola e dalla sua esperienza, e quindi fin dai primi di marzo ha attuato quello che sono le sue conoscenze, che adesso ci ha spiegato i motivi, è un virus e quindi si tratta in quel modo. Quindi lei ha semplicemente posto in essere quelle che sono le sue conoscenze e la sua preparazione, la sua professionalità per curare i pazienti, e sembra, non sembra, da quello che è accaduto, lei ha avuto grandi successi, ha salvato vite, ha ricevuto premi per questo. Ecco, la domanda è, ma tutto questo, siccome lei lo ha fatto nei primi di marzo, cioè precocemente, prima ancora che accadesse il disastro, la domanda è, ma lei si dà ma così senza voler fare polemica, soltanto per parlare, ma lei si dà una spiegazione per la quale i suoi colleghi e addirittura i grandi esperti dei ministeri hanno lavorato in maniera, diametralmente opposta, cioè quindi radunare le persone nelle RSA, negli ospedali, addirittura non fare autopsie, addirittura cremare immediatamente purtroppo le persone che non ce la facevano. Ecco, questo non va in una direzione diametralmente opposta a quello che è stato il suo operato e che ha avuto successo e per il quale lei ha ricevuto anche molti premi e molti riconoscimenti? Guardi, dobbiamo fare una considerazione oggettiva e sulla quale vi accordo di tutti. Covid è una malattia nuova per tutti, primo dato, quindi i primi giorni eravamo veramente, non dico disorientati, ma ci trovavamo di fronte a un fenomeno assolutamente nuovo in patologia umana. L'altro dato è che i pazienti che arrivavano al pronto soccorso erano tutti pazienti estremamente compromessi e quindi si è creata una strategia ospedalocentrica di dire aumentiamo i posti di rianimazione, aumentiamo i posti in malattia infettiva, aumentiamo i posti, che di per sé dà una risposta all'immediato. L'analisi che abbiamo fatto noi, alla fine, la scoperta dell'acqua calda, ci abbiamo detto, ma questi pazienti qui che arrivano al pronto soccorso non è che si ammalano dall'oggi al domani, attenzione, possono peggiorare, ma hanno una storia naturale, c'è una storia, è da lì che abbiamo avuto questa inversione di tendenze, che devo dire che poi anche a livello delle regioni, le USCA in Emilia Romagna sono partite, ma anche in Lombardia e in altre sono partite, si è capito che poi bisognava andare a curare i pazienti precocemente, ma non con razionale di ridurre l'afflusso al pronto soccorso, e questo è solo un dato secondario, con razionale di evitare le complicanze, di evitare che la gente morisse. Comunque insomma c'è voluta creatività, no? Per affrontare in maniera diversa, soprattutto in quel periodo, una situazione emergenziale. Esatto. No, sicuramente. Ma ne abbiamo discusso noi, guardi, a Piacenza, tutti i giorni alle 10 ci trovavamo in un'ora a discutere i capi dipartimento con la direzione, ci analizzavo i pazienti che erano arrivati di notte, i posti nuovi da trovare, e si cercavano nuove strategie. Lì ne abbiamo discusso al nostro interno, e dai miei colleghi primari di malattie infettive, pronto soccorso, rianimazione, è stata subito vista questa strategia come sì, in un certo senso innovativa, però che poteva dare dei risultati, e alla fine non bisognava dire armiamoci e partite, armiamoci e partiamo. È una roba anche antica, no? Perché comunque è ripercorrere in senso moderno le tracce dell'antico medico di campagna, no? Quindi... Sì, certo, in un certo senso sì. Poi considerando che molti malati sono malati, molti dei nostri cittadini italiani che si ammalano sono pazienti anziani con pluripatologie, e quindi cercare di intervenire molto precocemente si è evitato, l'abbiamo toccato con mano, non solo la mia esperienza personale, ma poi
qui sono partite 5 unità mobili sul nostro territorio di altri colleghi che hanno visitato circa 3.000 malati. Io personalmente ne ho visti circa, con il caposala a Cremona, ne abbiamo visti circa 300, e di questi 300, ben presenti tutti, di questi 300 toccando ferro, ma per fortuna non è morto nessuno, e una minima parte è stata ricoverata, e chi è stato ricoverato è poi tornato a casa. Quindi questi sono dati, non è che ce li inventiamo, sono dati concreti. Ecco, possiamo dire, dottore, che con la vostra professionalità, la sua, quella dei suoi colleghi e anche quella di altri colleghi, qualcuno dei quali è anche assurto agli onori della cronaca, onori si fa per dire, come il professor De Donno sulla questione del plasma e altri suoi colleghi, e che, ecco, e altre diciamo scoperte che ci onorano noi italiani di essere stati forse i più colpiti all'inizio, ma anche quelli che hanno saputo reagire meglio dal punto di vista anche clinico, medico, con le scoperte, il fatto che sono state fatte le autopsie, ecco, i suoi colleghi che così eroicamente hanno condotto le prime autopsie contrariamente alle indicazioni diciamo del Ministero, e che quindi hanno scoperto che non bisognava intubare le persone, ma bisognava anzi disinfiammarle, insomma tutte queste cose che noi abbiamo capito, ecco, che noi abbiamo capito da inesperti, noi non siamo medici, ma abbiamo letto le cose e abbiamo, cioè, quelle cose che appaiono anche alle persone normali, cioè ai non preparati, logiche, e poi le abbiamo capite. Ecco, possiamo dire che questa vostra attività, di tutti i medici che come lei e come altri abbiamo citato prima, hanno capito come si combatte questa malattia, oggi possono darci possono darci maggiore tranquillità oggi, cioè dire, beh, comunque adesso sappiamo come trattare la bestia, ecco questo. Ma secondo me sì, di fatto abbiamo, rispetto a fine febbraio, a quel giorno 21 febbraio, abbiamo molte più conoscenze, proprio da un punto di vista pratico, cioè conosciamo di più, abbiamo affinato le metodiche anche di diagnostica, i tamponi, le risposte sono molto più precoci, e credo davvero, toccando con mano, che la gente, gli italiani, siano veramente persone che vengono spesso criticate, e noi come italiani ci critichiamo, ma la gente, io vedo ieri sera, guardi, eravamo in una manifestazione sul Piacentino per la raccolta fondi di volontariato per la ricerca oncologica, e di fronte a me c'erano tantissime persone, era una serata, e persone di tutte le età avevano la mascherina. Questo per me è una cosa davvero molto meritoria, cioè le persone alla fine capiscono e fanno ciò che viene loro detto. L'importante, anche noi medici, parlare in modo, diciamo, omogeneo, non dare informazioni contrapposte, cercare di andare incontro per risolvere i problemi reali dei cittadini, delle persone malate.